In diretta dalla piazza di Cremona. Allora, guardate che bello. Zanello, la Rizzi, tutta la squadra di Cremona. Però sono qui anche con Andrea Stamezzi. Allora, intanto facciamo vedere in questa diretta che spettacolo di Duomo. Allora, Andrea, l'ultima di Pregliasco è stata quella di bisogna disinfettare le matite della cabina elettorale per da farvi paura in modo che non andiate a votare, perché sennò vi contagiate e morite. Cioè, ma ormai, voglio dire, non riescono proprio, o non escono fuori dal personaggio, oppure non riescono a... Fondamentalmente sperano che non andiate a votare, per cui fategli rabbia, andate tutti a votare e votate Talexi. Senti, no, volevo un attimo discutere con te del discorso sia della manifestazione che è stata fatta sui danneggiati da vaccino, ma vorrei aprire anche un altro capitoletto che riguarda i guariti dal Covid, perché i guariti dal Covid sono sempre quasi esclusi da certo, determinate analisi o reintegri, ecco. Certo. Allora, iniziamo da questo, cioè il guarito dal Covid, voglio dire, ha più immunità di uno che è stato vaccinato, però, quello è sicuro. Però non gli viene riconosciuto uno status particolare, no. Anzi. C'è il discorso che effettivamente il virus RNA è come quello del raffreddore, continua a mutare, per cui uno che è guarito dal Covid se lo può riprendere, ma se lo può riprendere soprattutto uno vaccinato. Anzi, esatto, si abbassano le difese immunitarie con la terza e soprattutto abbiamo visto con la quarta dose, per cui cercate di non farla quinta, perché poi saltano fuori malattie che sembravano scomparse, tipo il monkeypox, il vaiolo, la poliomielite e anche l'herpes zoster, che sta saltando fuori quasi tutti quelli che hanno avuto la quarta dose di una certa età. Per cui fare una quinta dose vuol dire deprimere il sistema immunitario, e deprimere il sistema immunitario vuol dire anche lasciare spazio alle cellule che mutano e che possono trasformarsi in tumore. Quindi vogliamo dire che il guarito da vaccino dovrebbe essere preso in maggiore considerazione anche a livello, sì, normativo. È tutti molto più immune protocolli di uno vaccinato con tre dosi, assolutamente. È molto più difficile se lo prenda uno che è già guarito. Però rimane sempre un po' estromesso, certo. E poi ci sono, di nessuno quasi. Poi ci sono gli invisibili. Gli invisibili sono due categorie di persone. Quelli che hanno creduto nello Stato, si sono fidati della scienza, esatto, con l'H finale, mm-hmm, delle virus star e del Draghi, che gli ha detto: se vi vaccinate non vi prendete, esatto, nulla, se non vi vaccinate prendete il Covid e morite. Ebbene, poi c'è un altro gruppo che invece è stato obbligato da questo ricatto mafioso che gli ha fatto lo Stato: non puoi più andare a lavorare se non ti vaccini, quindi non porti a casa il pane. E sto parlando di tutti i ragazzi delle forze dell'ordine, poliziotti, militari, carabinieri, vigili del fuoco, gli insegnanti, i sanitari, compresi gli impiegati delle ASL che non hanno con nessun contatto con i pazienti, e poi tutti gli over 50. Ebbene, a Roma abbiamo incontrato varie associazioni di invisibili, appunto, che sono quelli che sono in sedia a rotelle, ragazzi di 20 anni che hanno la miocardite e non possono camminare a passo veloce. Di loro lo Stato non si occupa. Ovviamente bisognerà togliere immediatamente il ticket per gli esami che devono fare, dare massima priorità di cura a queste persone e soprattutto rimborsargli i danni, così come vanno, esatto, rimborsati gli stipendi ai sospesi, perché è vergognoso che persone che hanno lavorato, magari servitori dello Stato, che rischiano la vita tutti i giorni come vigili del fuoco, per 6 mesi non hanno preso lo stipendio. Questa è una vergogna. E l'obbligo vaccinale, non pensate che non ci sia più, per noi sanitari esiste ancora fino al 31 dicembre e il prossimo governo lo rinnoverà, perché per tutelarsi con la von der Leyen, per non sentirsi dire un giorno sovranista e un giorno fascista, chiaramente aderirà all'obbligo vaccinale. Perché? Perché la von der Leyen si è già comprata la quinta, la sesta e la settima dose. Attenzione, che sarebbero quelli aggiornati alla variante Omicron, ma che in realtà non esiste più da febbraio 2022, che era quella sudafricana di novembre 2021. Esatto. Allora, capite il motivo per cui bisogna tenere alta la guardia. Ecco perché siamo convinti che le nostre due proposte di commissione d'inchiesta, ma anche tutte le proposte che abbiamo fatto, quindi la commissione d'inchiesta sul Covid e una sui vaccini, devono arrivare a concretizzarsi. Il nostro impegno è di, attraverso il vostro voto, di portare Andrea Stamezzi, Giovanni Fraiese, Giuseppe Barbaro, insomma, abbiamo una grande squadra, ed ecco perché vi invitiamo ad andare a votare, che è fondamentale. Cioè, assolutamente. Ci hanno tolto tutti i diritti, ci hanno lasciato solo quello del voto, usiamolo, non rinunciamo, perché sennò veramente saremo appecorati a 90 gradi, anzi no, la von der Leyen ha detto che bisogna scendere di 2 gradi, quindi a 88 gradi.
e poi votare Italexit, che è la nostra proposta. Ai banchetti troverete il programma, troverete i nostri punti, quindi insomma, sotto con il voto, sotto con la campagna elettorale, ci mancano pochi giorni e faranno di tutto per evitare che con questo voto si possa compiere una rivoluzione. Abbiamo bisogno di un'opposizione in Parlamento, tutti i partiti di sistema, compreso Fratelli d'Italia, la pensano nello stesso modo, sulle cose basilari. Abbiamo bisogno che ci sia qualcuno che faccia opposizione, si chiama democrazia questo, quindi andate tutti a votare. Italexit è sicuramente sopra il 3%, noi non possiamo rivelare gli esiti dei sondaggi che sono privati, però vi assicuriamo che siamo molto oltre il 3%. Dateci un altro colpo voi di andando in massa a votare e potremo raggiungere cose che nessuno si è immaginato ancora. Possiamo essere la grande sorpresa, quindi esatto. Mi raccomando, dipende da voi. Grazie mille a tutti, da Cremona. Intanto voglio dire che oggi avete organizzato a Cremona una bellissima piazza, bravi, quindi complimenti. Adesso io ho finito la trasmissione su Rete 4 e ci siamo goduti questa piccola passeggiata, mangiamo un boccone e poi si ritorna nella marcia, gli ultimi giorni, sprint della campagna elettorale. Ciao a tutti, ciao Massimo Zanello. Ciao, a venerdì a Milano, mi raccomando. Giusto, diamo appuntamento. Allora, domani siamo a Roma, a Campo dei Fiori, dalle 18 in avanti, e a Milano. A Milano.